Diciamo che I Giganti è un titolo che ha diverse chiavi di lettura. Sono giganti in contrapposizione proprio al fatto che potrebbero essere degli uomini molto piccoli, oppure sono giganti perché sono consapevoli di aver perduto. E questa estrema consapevolezza li rende forse davvero dei giganti, perché essere consapevoli nella vita è una cosa importante, insomma. Perché non rischiare? Se non si rischia, l'unica cosa che puoi ottenere è di realizzare un film mediocre. Invece a me è sempre piaciuto rischiare. Qua ci sono scene con dialoghi appunto che finiscono e terminano con un colpo di pistola, proprio come in un film western, e quindi secondo me il dialogo doveva avere un temperamento, insomma, anche da film western. I tempi di gestazione di un film di lungometraggio in Italia per me sono troppo lunghi. In realtà, questa volta sono stati brevi, nel senso che noi abbiamo finito di girare la sceneggiatura e un mese e mezzo dopo stavamo già girando. E questo ci ha dato una libertà creativa, una freschezza che secondo me sarà veramente difficile da riproporre in futuro. E abbiamo fuso una troupe ridotta in cui all'interno ci fossero professionisti con alle spalle tanti film e altre maestranze con alle spalle molti meno film, alcuni quasi con zero film. Questo quindi ha creato, secondo me, una sinergia incredibile perché ha proprio mostrato lo spirito, diciamo, libero, no? In cui il sogno di creare un mondo parallelo, cioè il cinema, è proprio esploso, è dove quindi abbiamo evitato tutte quelle orribili cose che vanno vissute dalle maestranze prima di arrivare a certi ruoli, no? Quelle terribili e anche umilianti situazioni in cui vieni trattato un po' come schiavo, mettendoli alla pari con maestranze che invece avevano alle spalle alcuni anche 40 film. E questo quindi ci ha riportato in una dimensione in cui il giocattolo del cinema è stato riportato a una dimensione di purezza. Ho vissuto questa condizione veramente come una condizione di trance. Infatti, a un certo punto al montaggio, a un certo punto ho detto: ma chi è che ha fatto questa cosa? Cioè, è a circa tre quarti di montaggio. Poi mi sono reso conto che il dolore che io ho sentito durante questi ultimi anni, non solo a causa del Covid, anche a causa di altre cose, e io la cosa del Covid non l'ho vissuta bene e non mi vergogno a dirlo, mi sono reso conto che questo dolore era palpabile, cioè il film palpitava e mi rappresentava altamente, quindi a quel punto non mi interessava più di niente. Io ero già felicissimo così, perché in un certo senso sono, a mio avviso, ero riuscito a far sentire, a portare fuori quello che io stavo provando all'esterno, quindi a farlo sentire a delle altre persone. È un grande onore per me tornare a Locarno dopo 7 anni. Locarno è un festival che io ho nel cuore perché ho portato qui la mia opera prima, Perfidia, ed è soprattutto un festival che mette i film e il cinema al centro di tutto. E quindi per me è bellissimo essere qui.